parlo di carcere. E volevo dire una cosa molto breve, cioè il fatto che si parli tanto di sovraffollamento e si parli di non civiltà di un paese come il nostro che tiene il fatto che le carceri sono diventate un po' la discarica dei problemi sociali più urgenti, in un caso che sono pieni di extracomunitari e di giovani tossicodipendenti, quindi che siano il frutto di una legislazione forse annata negli ultimi anni, non è un caso che questa cosa succede. Non succede perché è fortemente voluta, cioè piedi e quindi sui settori più deboli, più facili anche da attaccare, indicando come obiettivo principale di questa compagine sociale la cosiddetta sicurezza, su questa cosa ci hanno fatto le campagne elettorali purtroppo sia la destra che la sinistra, quindi non è che c'è qualche innocente in questo caso. Ecco, tutto questo ha significato che pur sapendo che non c'è una recrudescenza dei reati, il carcere si è gonfiato in maniera assolutamente abnorme. Questo c'ha un significato sicuramente politico da cui bisognerebbe dare una risposta, perché io non sono d'accordo col fatto che si debba essere solidari con chi sta in carcere. I detenuti non hanno bisogno di solidarietà o di pacche sulla spalla, i detenuti hanno bisogno di diritti, come tutti i cittadini di questa terra. Il diritto fondamentale per un detenuto è già annullato in partenza con il fatto che quella cosa che sta scritta nei tribunali, che è la legge uguale per tutti, non è vero, lo sappiamo perfettamente, perché dipende dalle condizioni di partenza. Scoprendo niente, se uno ha un avvocato di un certo tipo ha delle condizioni, se uno c'ha un avvocato, oppure non ce l'ha neanche, c'è un avvocato d'ufficio, è chiaro che ce n'ha tutt'altro, sono persone che neanche sanno quello che c'è scritto sul foglio che viene presentato davanti, perché magari vengono dal Marocco, quindi immaginiamoci queste. Quindi ogni situazione di ogni atto di quello che si chiamano atti di clemenza non dovrebbero essere atti di clemenza, dovrebbero essere atti minimi di diritto civile che va a compensare una diseguaglianza all'origine del problema. Quindi tutto il resto sono balle, cioè si vuole questa situazione perché questa società si vuole tenere impaurita, e il nemico è quello più vicino, è quello che si vede, è quello più sporco, è quello che ti ruba il portafoglio, non il finanziere che ti rovina la vita, quello non si vede, eppure si presenta pure bene, no? Quindi non nessuno gli viene in mente E c'è un altro aspetto che non andrebbe dimenticato, che ci sono degli altri luoghi di reclusione che sono ancora peggiori, che sono i manicomi criminali, che sono i CIE, che sono quei luoghi in cui se nel carcere ogni tanto qualche parlamentare, qualche giornalista entra, in quegli altri luoghi non entra nessuno. E non si sa neanche cosa succede là dentro. Anzi, quando si sa, le immagini sono talmente tipo quelle sui. Appunto, una delle tante questioni di diritto calpestato, non altro quello della condizione penitenziaria in Italia. Andrebbe affrontato, secondo me, da questo punto di vista. Cioè, c'è un debito da parte della società che non viene saldato. A queste migliaia e migliaia di persone che vengono trattate in questa maniera. Quello che ho provato, quello che ho visto e quello che ho sentito in questo mondo che non conoscevo più. Quindi calcolate, abbiate pazienza, come se io facessi un racconto di uno che è stato in coma, insomma, che esce dal coma, si guarda il mondo. È successo perché non hai veramente parametri, perché la velocità con cui le trasformazioni avvengono per uno che vive tutti i giorni, è chiaro che se c'è un muro in mezzo, un filtro, una mediazione molto forte in mezzo, è
cosa viene riletta e vissuta in maniera completamente diversa. Oltre al fatto che per chi sta in carcere e deve starci parecchio, una illusione è, altrimenti è tosta realmente, l'illusione è quella di dire vabbè, quando da 150 anni metto fuori il dottore, metto fuori il dottore. E aveva visto sorvolandolo con l'aeroplano, che aveva visto una pianura, un fiume e un... c'era nient'altro. È una stazione, c'era una stazione ferroviaria, quindi tutte cose importanti, certo. E quindi c'ha con, ovviamente con il pensamento dello Stato, mia madre e una grossa parte della mia famiglia, dall'Abruzzo, dal sud, cioè dalle regioni cosiddette depresse, cioè ex contadini andati in miseria che dovevano andare a vendere le loro braccia da qualche altra parte. C'è tutto uno sviluppo questa cosa lì, nel mio paese è stato fatto il Miss Italiana, per capirci, non è che stiamo parlando di noccioli, c'è passata la Fiat, c'è passata le grandi, tutte ovviamente con grossi finanziamenti da parte dello Stato. Finisce il ciclo, ormai con la fabbrica non c'è più quasi nessuno, hanno buttato tutti quanti fuori, finisce il ciclo, rimane un fiume avvelenato, rimane una zona con le falde tutte avvelenate, in cui moria di mucche, di pecore, la fabbrica non dà più lavoro, la terra non dà più produzione, uno si chiede, questo pezzetto di storia dell'umanità, stiamo parlando di 100 anni, stiamo parlando di chissà quanto, quindi il famoso orologio biologico dell'universo, il battito di ciglia, ha praticamente distrutto, in alcuni casi addirittura in maniera irreversibile, cioè ci vogliono, no, si sente dire, ci vogliono 700 anni per pulire, che è un tempo, però noi continuiamo a pensare, a correre con noi, insomma, almeno chi ci racconta tutti, in maniera allegra, verso, continuando a costruire e a pensare di poter mettere radici per la vita delle persone su questa base. Cioè ci voleva il Giappone per fermare la follia, perlomeno per il momento, poi non si sa come prosegue. Allora, di fronte a queste storie così piccole, però assolutamente rivelatrici di quello veloce, quindi non siamo più in grado di pensare che ci potrebbe anche essere un'altra maniera, a partire da che cosa, forse da, non certo da una trasformazione così da che ormai non aiutano, però naturalmente più dalle piccole cose, non so, tutte domande. Che in alcuni luoghi che a me è capitato di girare in questi ultimi anni sono quasi raccontati nei luoghi stessi, cioè c'è una nostra memoria umana, diciamo così, che è inceppata secondo me, cioè non è neanche più in grado di riraccontare, perché appunto la velocizzazione di questi processi è come se avesse interrotto un modo di quello che succede due mesi, quello che succede solo due mesi prima uno non se lo ricorda neanche più, perché poi ne succedono tante altre, c'è un sistema di comunicazione appunto molto veloce, per cui uno dice sì, è vero, è successo anche quello, e se l'era già dimenticato, ma sono cose pesanti, non è che sono cose leggere. Però ci sono alcuni luoghi che parlano meglio, io credo, della nostra memoria un po' farlocca. Mi veniva in mente, per esempio, il Monte Toc, quello del Vajota, interpretato da Paolini in maniera splendida. Cioè, cultura e nella memoria di quei valligiani, il Monte Toc era chiaro che non doveva essere trattato in quella maniera, perché il Toc significa una cosa che si rompe. Cioè, se i valligiani ci avessero avuto il potere di decidere la loro vita, molto probabilmente
zone più, con più scorie nucleari sotterrate, c'è il canale rotto. Cioè, se lì c'è una se l'acqua va fuori, altro che in Padania, cioè, ci ritroviamo tutti con le squame, con le, quindi c'è una cultura, una cultura